è un settore fondamentale per lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. Oggi le merci che passano su ferrovie sono solo il 5%, questo è un dato su base nazionale ed è una cifra troppo bassa per un paese moderno. Dobbiamo investire sulla ferrovia, dobbiamo investire sul cargo, dobbiamo investire su queste modalità di trasporto ed è quello che la Regione sta facendo e continuerà a fare nei prossimi anni. Oggi arrivano due mezzi, poi arriveranno anche nuove assunzioni. Arrivano i mezzi, arrivano soprattutto anche le piastre logistiche che consentono a quei mezzi di essere efficaci, di poter cioè caricare un numero importante di vagoni e di mezzi al servizio di tutta l'area industriale. Questo è la politica corretta, insomma, fare degli interventi coordinati. Sarebbe inutile acquistare mezzi se non ci fossero le banchine lunghe 750 metri che possano accogliere vagoni merci che siano competitivi e concorrenziali rispetto ad altre modalità di trasporto. Investimenti su saletti della Regione, investimenti su questa realtà? 10 milioni di euro, quindi non pochi. Noi abbiamo intanto rimodulato una serie di investimenti che erano presenti sui piani che abbiamo ereditato e che però avrebbero prodotto dal punto di vista dell'efficienza operativa poco o nulla, perché se si spalmavano questi soldi per fare una parte degli interventi lungo tutto il tracciato, noi avremmo avuto un intero tracciato che non era completo, che aveva solo una parte degli interventi. Abbiamo preferito concentrare in un raggio più ristretto questi fondi per fare opere complete che consentono di aprire le stazioni un po' alla volta. Peraltro, quando sarà finita la Fondo Valle Sangro e verrà restituito il sedime ferroviario, porteremo naturalmente il resto dell'intervento fino al Castel di Sangro, ripristinando l'originaria linea che va dal mare fino alle montagne, fatta con tutta l'ammodernamento tecnologico che la renderà una linea assolutamente all'altezza dei tempi. Grazie. Grazie.